diciamo, anche un'esperienza dell'operatore nel riconoscere le tipologie di guasto, anche direttamente l'intensità di questo guasto, di questa anomalia. Come possiamo notare, su questa scheda è presente una maschera che è a ogni 50 Hz. A fine dell'analisi verrà redatto un report. È una modalità che vi aspettate diventerà un po' la norma in queste settimane, in questi mesi? Adesso la situazione è un po' critica, quindi non so il prossimo appello che sarà ad aprile come avverrà. Non è, secondo me è una soluzione momentanea, spero, perché appunto, come ho detto, i vantaggi che ci sono nel poter partecipare con la famiglia a questo grande evento, per loro è meglio viverlo direttamente. Quindi. In questo caso noi avremo le nostre tre fasi dove andare ad analizzare le temperature. È molto originale, sì, è un po' un peccato perché il momento della laurea di per sé è un momento speciale in cui la famiglia incontra anche le istituzioni, noi docenti, in cui possiamo effettivamente ringraziarli per tutto quello che hanno fatto. Così è un po' freddo come situazione, però certamente mi sembra che sia stato efficace, quindi certamente è stato un vantaggio per tutti i ragazzi che hanno potuto laurearsi nonostante le difficoltà. Quindi. Senta, che laurea hanno discusso questa mattina? Ingegneria elettrica, sì, quindi ha fatto la laurea di primo livello di ingegneria elettrica. E ognuno ha presentato il suo lavoro presso aziende, quindi attività di tirocinio, e quindi svariate sulle macchine, sugli impianti elettrici essenzialmente presso aziende, quindi hanno esposto la loro attività e quello che hanno fatto. Quale delegato del preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, a nome del Rettore del Politecnico di Milano e in nome della Repubblica Italiana, conferisco a lei la laurea in Ingegneria Elettrica. Lei potrà avvalersi del titolo di Dottore in Ingegneria nelle forme e con le modalità e con le responsabilità previste dalla legge. Nell'esercizio della propria attività, lei dovrà operare con la dignità che la professione di ingegnere comporta, ispirandosi costantemente alle conoscenze scientifiche e alla propria coscienza, senza giacere ad interessi, imposizioni e suggestioni di qualunque natura. Complimenti. Grazie. Arrivederci, saluta famiglia.